Ciao! Ciao ragazze, mi sentite? Sono tornata al vecchio schermo perché con l'altra telecamera ho fatto dei disastri, quindi vabbè. Sono qua, ciao Ivan, ciao Anaconcetto, ciao Creazioni Gio. Aiuto. Francesca B, Paola Ragucci, Sabrina. Annalisa, vi sono salutate tutte? Speriamo di sì. Speriamo di sì. Non ho fatto in tempo neanche a farmi il caffè. Questa è acqua, che tristezza, però meglio di niente. State bene? Come va? Allora, l'ultima volta ci siamo lasciate con con la cucitura a metà. Perché stavo provando la telecamerina nuova, nuova, in realtà ha un anno, però volevo vedere se riuscivo ad utilizzarla e niente. Niente, sono tornata al vecchio schermo, spero che si veda abbastanza bene. E basta, questo è quanto. Allora, vediamo un po' dove eravamo rimaste. Qua tutto bene? Oh, meno male, mi fa piacere. Allora, vediamo un po'. Ho un casino qua inaudito, tanto per cambiare, però vabbè, penso che mi possiate capire. Quindi aspetta, spostiamo sta roba. Ok, allora l'ultima volta abbiamo fatto i buchi e gli inserti. Ciao Susanna, tutto bene? Spero di sì. A parte l'isolamento, tutto bene? Ciao Carla. Se forse sono l'unica persona qua tra tutte che per me non è cambiato niente, nel senso che cioè, ero in isolamento anche prima, quindi praticamente a me non è che sia cambiato tanto. Mi accorgo che le cose sono cambiate quando vado a fare la spesa, se no. Per me più o meno è tutto come prima, vivo nella mia bolla. Ciao Silvia. Quindi niente, care ragazze, eravamo rimaste a fare i buchi agli inserti, guardiamo se li avevo già fatti perché non mi ricordo più. Sì, io qua vedo dei buchi, quindi mi pare proprio che li avevo già fatti. Cioè, mi pare di sì. Vediamo un po', quindi mancavano i buchi qua dietro. Ah, è tornata tua figlia, Susanna, mi fa piacere. Oh, meno male. Ma è tornata con i voli dell'Alitalia? Che ho visto il TG ieri, t'ho pensato, infatti, che dicevano appunto che avevano messo degli aerei in più per far tornare tutti gli italiani. Infatti, mi sei venuto in mente. Ora è in isolamento volontario. Immagino. Eh sì. Boh. Vabbè, dai, intanto meno male è tornata. Nave Farnesina, ah, con la nave? Ok, no, ieri sera sentivo appunto di questi aerei che boh, l'hanno messi apposta. Vabbè, dai, meno male che a casa, dai. Ok. Boh, allora, qua dietro vi faccio vedere, ho già attaccato il pezzo di carta che serve per andare ad attaccare i nostri inserti. Scusate, la voce c'era un po' bassa oggi, fa così. Ok. L'ho già attaccato, ma perché? Perché siccome che è molto sottile questa stoffa, sicuramente qua la colla un po' trapassa, quindi io l'ho spalmata molto bene, però l'ho fatto prima perché altrimenti ci toccava aspettare mezz'ora, quindi l'ho fatto prima della diretta. Allora, vedete che questo sarebbe il retro che poi andrà appiccicato all'altro pezzo della copertina e praticamente diventerà una roba del genere. Allora, gli inserti verranno attaccati così, quindi la cucitura si vedrà qua dietro, va bene? E poi questa parte verrà ricoperta dall'altro pezzo di copertina, va bene? Ciao Silvana. Ah, tuo figlio e tua nuora? Isolamento preventivo. Ma sai quanti? Capisco, ti dico solo, capisco, purtroppo. Ah, ciao Angela, ciao. È un periodo un po' così. È un po' così. Io finalmente mi sono decisa a chiudere il negozio Etsy perché cioè, all'inizio avevo tolto gli annunci, però alla fine ho detto vabbè, chiudiamolo per un periodo, tanto non posso spedire, quindi è inutile che lo lascio aperto così. Quindi, vabbè, stiamo in stand-by. Ciao Cristina, eccola.
Quindi devo fare anche i buchi qua dietro, non so se vedete, se vi ricordate l'altra volta vi ho detto che le righe qui sono state fatte in maniera veramente molto distanziata uno dall'altro perché ho fatto riferimento alle misure reali degli inserti, che siccome sono già decorati non sono tutti uguali, quindi anche la distanza tra l'uno e l'altro varia tantissimo. Ok, quindi vedete che sembra una roba fatta da un bambino di 5 anni, in realtà va bene così. torno subito, mi sposto sul computer. Sì, fai, fai, non c'è problema. Come scuola, posso andare a fare. Puoi andare. Allora, quindi facciamo i buchi. Allora, che non ho ancora fatto. Aiuto. Allora. Quindi. Poi nel frattempo, allora avete visto, forse qualcuno di voi ha visto che ho fatto dei sondaggi su Instagram. E vi ho chiesto quali erano le vostre difficoltà in generale nella vita per quanto riguarda la costruzione del Jan Journal. Oh, ciao, le creazioni di Mamo, Emanuela, ciao. E niente, io ho diviso in cos'erano, quattro categorie principali. Una è la copertina, l'altra la rilegatura. Poi ho messo abbellimenti e scelta delle pagine, che di solito diciamo che le domande che mi vengono fatte sono su quegli argomenti lì. Quindi oggi vediamo un po' la rilegatura, visto che oggi sto facendo la rilegatura. Sei troppo simpatica, Francesca, grazie, perché cosa ho fatto? Che carina, cos'è casaccio? Grazie, sei molto gentile, mi tiri sul morale, perché oggi è una giornata tragica, aiuto. Mi spiace perché ieri ero bella pimpante, capito? Infatti ho registrato due video ieri, oggi invece sono, non lo so, sarà che mi sono svegliata troppo presto stamattina, ho un po' di difficoltà, aiuto, quindi grazie che mi dici che sono simpatica. E cosa stavo dicendo? Quindi oggi vediamo le vostre difficoltà, se qualcuno ha delle domande sulla rilegatura. Allora, di solito la domanda più frequente è: ma come caspita faccio a fare in modo che i miei inserti rimangano attaccati bene alla copertina? Allora, di solito è una questione di filo, molte di voi lo sapranno già, però ci sono giornate up and down in questi giorni purtroppo, Susanna, direi proprio di sì. Pensa che abbiamo tutti lo stesso tipo di mood. Su e giù, e quindi niente, cosa volevo dirvi? Allora, sul filo, io ultimamente mi trovo bene con questo, lasciate perdere il colore, però è quello da 8 grammi, in questo caso è della Domino, ma poco importa, nel senso che io sono andata in merceria e ho chiesto alla signora della merceria, la signora esperta, e gli ho chiesto: ma un filo che faccia un po' di attrito? E mi fa: per cosa lo devi usare? L'ho detto appunto per rilegare i libri e mi ha detto di provare questo. In effetti, devo dirvi che fa un bel attrito e mi piace, è quello da ricamo per intenderci, quindi mi piace molto, specialmente in quei Jan Journal un po' frou-frou, un po' grunge, un po' tipo questi, dove le pagine sono molto decorate, si camuffa bene un tipo di filo come questo. Pensate a me che sto facendo la quarantena con la suocera. Cosa vorresti dire con questo, Francesca? Ci vuoi dire che tua suocera non è così simpatica? È la classica suocera. Mi viene da ridere. Anche io sono in fase depressiva, ma non importa, andiamo avanti. Bueno, beh, infatti, tanto, anzi, cioè, è normale che ci siano queste fasi, perché se non ci fossero queste fasi non ci sarebbero neanche le fasi belle, per forza di cose. Funziona così la vita. Quindi prendiamola un po' come viene. E che stavo a dire? Ah sì, il filo. Quindi niente, il filo che fa un po' attrito, mi dicevo, è questo qui. Altrimenti esiste la versione top di gamma, che sarebbe il filo cerato, scerato, mi è uscito, cerato, e sarebbe questo qui se lo trovo, in teoria è qua dentro, però non lo so, ottima deduzione. La suocera non guarda il live del Gioione, è vero? Perché sennò. Immagino di no. Oddio, che ridere.
Vabbè, allora, quindi il top di gamma, adesso lasciate, ci sono un po' di fili che escono, che non c'entrano, però sarebbe questo qui, ripeto, tantissimi di voi lo conoscono già, però perché è nuovo? Repetite Juvent, allora, sarebbe questo filo qua, ultimamente a me non piace tantissimo perché mi pare troppo grosso, cioè vedete che rimane un po', è enorme, quindi è un filo con della cera sopra fondamentalmente e costa anche un po', quindi insomma, boh. Ultimamente a me non è che piace moltissimo. Se no, potete usare un filo normale tipo questo. Io uso quelli della Gutermann, che si trovano. Gutermann? Gutermann. Questo qua, che si trovano, cioè, che si trova al supermercato. Non so se adesso si può comprare, sinceramente, il filo, non lo so. Marusca. Allora, è per questo che sto stirando per stare in santa pace. Ah, ho capito. Io voglio da ridere, oddio. Allora, Marusca, buonì, no? Depresse, no? Dai, Franci, facci sorridere e illuminare. Sì, ma non c'è mica problema. No, depresse, no? Cioè, per carità, ma c'è Francesca oggi che ci fa ridere con i suoi racconti della suocera, capito? Quindi tieni il volume basso perché se sente me parlare di una suocera magari capisce se passa di lì. Quindi, no, vi dicevo, questo filo qui più. Questo pezzettone di cera d'apico ho preso su Amazon e costa veramente niente. Non mi ricordo quanto costa, ma so che non costa niente. Basta passare il filo sopra. Ok, rimane tutta una bella patina sul vostro filo. Se avete pazienza, se non avete pazienza, lasciate perdere. Bene. Allora, vietato fermarsi, dobbiamo porci degli obiettivi così non stiamo ferme e non pensiamo alle cose meno belle. Sì, ma sai che cos'è? Io probabilmente, e il mio amoroso tra l'altro è appena tornato e ha già capito tutto, io sto entrando in quel periodo del mese, cioè quando arrivo lì, capito, puntini puntini, ecco, le ho un po' tutte. Allora, Francesca, puoi pulire la cantina e il box per allontanarti? Susanna, c'ha ragione. C'ha ragione. Ivana ride. Eh sì, che ridere dopo della vita. Quindi, niente, questo è quanto per quanto riguarda il discorso filo. Secondo me è la cosa più importante. Poi, ovviamente, è importante anche il nodino che andate a fare. Io non mi ricordo, una di voi mi ha scritto una mail, mi ha spiegato come fare il nodino in modo che non si muova niente. Ma non ho capito il procedimento, non lo so, me l'ha spiegato, io ho detto scusa, manda le foto perché non mi è capito, non lo so, però basta fare un filo che non sia troppo né smollato né troppo stretto perché altrimenti si rompono le pagine, va bene? Ma comunque adesso vediamo tutto insieme, però vi consiglio, ripeto, questo filo qua, io non mi chiamo di cognome Domino, però ve lo consiglio, va bene? Ok, quindi prendiamo un bel ago. Questi sono aghi che ho preso su Amazon, ma vanno bene anche quelli normali. Questi qui sono un pochino più grossi, vedete, sono proprio quelli per la rilegatura, però voglio dire, vanno benissimo anche gli aghi normali, magari quelli un pochino più cicciotti, meglio. Allora. Ah, c'è Naira, buongiorno Naira. Hello? Ciao Naira. Allora, quindi mettiamo il filo. Da qualche parte ho dimenticato, ovviamente. L'infila filo, come si chiama? L'infila ago, non l'infila filo. Uffa. Sì, non ce la farò mai. Che caspita. Vediamo solo. No, non ce l'ho qua. Come faccio? Aspetta un attimo. Ma se io faccio così. Aspetta. Aiuto. Io devo imparare a organizzarmi un po' meglio. No, boh, niente, dai, provo senza. Magari taglio giusto un pezzettino, così magari è un po' più facile, credo. Vediamo un po'. Oddio, ho perso la. Ah, no, eccolo qua. Ce la posso fare. Allora, vediamo un po'. Eccolo qua. Aspetta un secondo. Comunque, io penso proprio che riproverò comunque a utilizzare quella telecamerina lì. E tra l'altro, ho visto. Ecco, ti pareva, non funziona. Vabbè, niente, rifacciamo. E tra l'altro, adesso credo di riuscire ad usare anche il cellulare per fare le dirette su YouTube. Quindi, in teoria, dovrei riuscire.
E se lo metto qui, il telefono, dovrei riuscire a inquadrare quello che sto facendo davanti e a vedere i vostri commenti. Quindi è una cosa che vorrei provare anche quella lì. Poi non so la qualità dell'immagine, se ce l'ho fatta, scusate. Ecco, se è una cosa interessante oppure no. Boh, vediamo. Vediamo. Perché altrimenti dovrei mettere il telefono sopra e collegarmi anche con il PC e leggere i commenti da lì. Però boh. Non lo so. Non lo so. Allora, vediamo un po'. C'era qualcuno di voi che mi aveva scritto che quando andava a cucire gli inserti partiva dal primo. Io invece, se siete de Strolse, spero che si dica così, vi consiglio di partire dall'ultimo. Cioè, questi sono i vostri inserti, giusto? Questo è il dritto. Questo qui è il primo inserto, questo qui è l'ultimo. Io vi consiglio di iniziare a rilegare l'ultimo e poi man mano andare in questo senso. Non so se se mi spiego. Io per rilegare uso il filo da uncinetto. Sì, ma secondo me va bene. Sono qui, basta che sia un filo un po' spesso che faccia attrito. Fili tipo di cotone, credo, no? Questo cotone? Penso di sì. Boh. Credo, non lo so, però io mi trovo molto bene. Quindi partite da questa parte, secondo me poi vedete voi, ma semplicemente perché mano a mano che andate a cucire non vi sta in mezzo ai piedi perché ce l'avete di qua, non so se mi spiego. Invece da questa parte tu vai a cucire e c'è l'inserto qua in mezzo alle scatole. Spero che sia chiaro questa cosa. Quindi mi pare che fosse Laila che diceva questa cosa, quindi le ho consigliato di provare, però vi devo ancora far sapere com'è andata. Quindi, allora, vediamo un po'. Facciamo una rilegatura dove si vedrà il fiocchetto in mezzo, perché in questo caso, anche se escono i fiocchetti qua nel mezzo, non mi dispiace come effetto. Altrimenti, potete iniziare da dietro, se non ricordo male, per far sì che il laccetto sparisca dietro la vostra cucitura, non si veda proprio niente. Spero di essermi spiegata, come vi dicevo, appunto, non sono molto in forma. Oggi faccio fatica, aiuto. Quindi niente, andiamo a infilare l'ago come vedete nel primo buco in alto e andiamo a prendere la parte corrispondente qua dietro e magari mi aiuto col punzone perché altrimenti non vedo dov'è il buco. Vedete, io faccio così perché non so se riuscite a vedere, qua c'è il mio spuntone. E in questo modo riesco a recuperare facilmente dove è il buco, se no non lo vedo perché con questa fantasia non si vede una ciuffola. Ok, quindi dovrei andare abbastanza alla svelta comunque perché sono solo quattro inserti, quindi ce la posso fare. Ovviamente si è fatto un nodo qua, non so perché. E si è fatto un nodo, fa lo stesso. Con la forza brutta, sì, ce l'ho fatta. È uscito. Allora, poi si rientra nel mezzo. Questa è la cucitura più semplice in assoluto, altrimenti ci sono le non cuciture, ovviamente. Però questa qui con i tre buchi direi che è la più semplice. Io la utilizzo molto spesso, sinceramente, perché comunque rimane tutto bello fermo, non dà particolarmente problemi, è veloce ed evviva. Allora, stessa cosa di qua. Poi un'altra cosa che faccio io, vedete che quando faccio la cucitura non tengo tutto stretto subito, non so se mi spiego, tengo tutto bello sbrindolo, va bene? Perché vado a stringere solo la fine, così in questo modo riesco a riesco a gestirmi sicuramente meglio. Ok? Poi, altro consiglio che vi posso dare, fermatevi ogni 2 minuti a guardare se il senso delle pagine della copertina è quello giusto, perché questo è un classico, specialmente quando pensate di aver imparato, è il momento in cui si va a sbagliare, cioè appena tu abbassi un attimo la guardia, è il momento in cui sbagli, come tutte le cose. Quindi un altro consiglio è sempre quello di guardare se state facendo le cose nel modo corretto, nel senso corretto. Ma che vada, non succede niente, si tagliano i fili e si rifà, cioè, penso che sia capitato a tutti. E
almeno una volta nella vita. Ecco qua. Rispunto nel mezzo. Non so perché ho massacrato questo. Questo inserto, cioè, questo inserto l'ho un po' massacrato. Bebè, non fa lo stesso. Allora, ecco qua. Quindi, allora, adesso posso tirare. Scusate. Poi andiamo a vedere che il filo non si sia impigliato da nessuna parte, perché a me è capitato anche quello. Ciao Silvano! Cioè praticamente che magari un filo si va a impigliare in qualche angolo che spunta sulla vostra scrivania e succedono dei disastri. Invece così siete a posto. Allora a questo punto tagliamo il filo. Vedete che lo sto lasciando molto lungo perché il fiocchetto è carino col filo che esce da sotto, perché lì potete attaccare dei charms, delle robe, o quello che volete, e rimane tutto molto carino. Quindi a questo punto tirate bene, non troppo, se no si spacca tutto, anche qua. Poi a questo punto io come faccio? Tiro i fili, non so se riuscite a vedere, spero di sì. Faccio un primo nodo in questo modo. Vedete che piano piano mi avvicino al centro. Ok, poi metto il mio fantastico dito, qua non so se riuscite a vedere, ma ho paura di no. E vado a fare il nodo. E poi tiro. Vedete com'è? Cerco di tirare il nodo in modo che sia tutto bello stabile. Ok, spero che sia abbastanza chiaro. Ciao Maila, ciao Carmen, buon pomeriggio. Allora vedete che è bello attaccato, perché qui è tirato, ok, e anche qua nel mezzo sul nodino è a posto, va bene. Poi per sicurezza magari ne facciamo un altro. Poi magari proprio per super sicurezza si può dare anche un goccio di colla sul nodo. E qua se volete fate il fiocchetto. Qua, insomma. Vabbè, come volete qua. Però è carino, vedete che comunque anche con i colori ci azzecca. Non sta male che esca poi da sotto, va bene. E quindi, oddio. Aspetta. Ecco qua. Ecco qua, ok, bon. Vabbè, insomma, e quindi il primo l'abbiamo fatto, quindi secondo me è più comodo partire dall'ultimo, vedete che ho fatto l'ultimo, perché a questo punto è come se partissi sempre dal primo in realtà, non so se spero di spiegarmi, oggi veramente faccio più fatica del solito, aiuto! Allora, quindi prendiamo il secondo inserto, l'ago l'ho perso, ah no, eccolo qua, che bello, e poi non so se ad esempio Naira che è mancina fa il contrario, boh, non lo so, poi per carità fate come preferite, però secondo me, vedete, io faccio così, è come se non ci fosse il primo, va bene. Cioè, è meno nei piedi, ok. Allora, opla, incredibile, primo colpo, non ci posso credere. Bene, allora, quindi rifacciamo lo stesso procedimento. Tra l'altro questo è un inserto composto da uno, da un foglio, perché è molto ciccione. Questo è di Cristina. E quindi niente, l'ho lasciato da solo. Allora, quindi questo va qua, ok, poi si va qua nel mezzo, qua, no, aiuto, ok, qua nel mezzo, e poi qua sotto,
No, non lo vedo. Poi invece per la copertina ho pensato di aggiungere del feltro nel mezzo. In realtà si possono aggiungere un sacco di cose, c'è dell'altra stoffa, del feltro, del blu, un cartoncino, una busta, quello che preferite, però visto che ce l'ho e rimane magari un po' morbido, però vediamo perché non ho ancora deciso. Non ho ancora deciso. Beh, ecco, finito il secondo. Quindi stacchiamo il filo anche di là, magari lo lascio un po' più lungo. Ma raccontatemi ragazze, cosa fate in questi giorni di bello? Fate ginnastica, guardate la TV, avete Netflix, craftate, state con la famiglia. Che fate? Raccontatemi. Se no vi racconto io. Oppure se avete delle domande sulla cucitura, ditemi pure. Allora, facciamo la stessa cosa di prima. Tiro bene, faccio il primo nodino. Spero che questa cosa si veda perché... È importante. Aspetta. Ok. Io un maglione. Cos'è? Oddio. Io un maglione all'uncinetto. Che bello. Ma lo sai che c'è Emanuela che è esperta di uncinetto? Delle creazioni di Mamu. Magari lo segui già al suo canale. Che bello, un maglione all'uncinetto. Io una volta ho fatto un costume all'uncinetto e l'avevo anche venduto 20 anni fa, però un bel verde acqua. Che figo. Marusca, scusami se mi fa ridere, c'è il tuo commento che lo devo revisionare perché dici una mezza parola un po' così, non so se si può dire quella parola lì. Allora, aspetta che lo traduco. Io sono incollata in studio a creare a manetta. Questa è Marusca, quindi non si può vedere. C'è YouTube che me lo fa nascondere, che ridere. Paola, io personalmente sono... Ah, stai cucinando? Allora, io la settimana scorsa ho fatto 3 torte, ma io non è che ho tante scuse, perché ero a casa anche prima, capito? Però, boh, cuciniamo. Quindi, Paola, ti capisco. Francesca, sì, ho visto. Ah, sì, l'hai visto, ok. Ivana, io sto cercando di finire il junk di Alice da più di un mese, ok. Cristina, anche io lavoro all'uncinetto. Ah, sì, lo so, Cristina, mi hai mandato delle robe, tu, che bello. Cos'è il freeform che stai sperimentando? Emanuela, cos'è il freeform? Aiuto. Francesca, bello il costume. Oh, era molto carino, c'era un po' sbrindolo sotto, ma non era malaccio. Ivana, sì, crafto tutti i giorni. Stamattina ho fatto le carte al caffè con la tecnica dell'accartocciamento. Ah, sì, la seguo anch'io. Adesso qua la pronuncia. 49 Dragonfly. No, l'accartocciamento no, mi manca, devo aggiornarmi, non lo so. Creazioni, io ho già anche biscotti, Maila, come me, Maila, anch'io come Francesca lavoro all'uncinetto, ho finito ieri una coperta, complimenti Maila. Marusca, oh scusa, no ma tranquilla Marusca, non ti ho mai fatto ridere perché è YouTube che nasconde i commenti così, che ridere. Allora, Cristina, finalmente io mi sto dedicando al junk totalmente, grazie ai tuoi consigli, sono al terzo. Ah però, sono contenta, mi fa piacere. Bene. Io invece appunto non ho scuse, ma la settimana scorsa ne ho fatte 3 di torte, siamo in 2 in famiglia, quindi sono finite. Non so chi mi ha scritto, anche io sto facendo le torte come te, sai, io ho 3 figli, finiscono subito, e noi invece siamo in 2, finiscono subito lo stesso. E oh,
Oh, cosa devo fare? Però almeno è roba genuina. Tra l'altro le uova non le trovo più al supermercato, quindi che tristezza. Sono quella di 2 giorni fa, mi sa che è stata l'ultima. Una coperta, bravissima. Grazie Francesca. Francesca B. Silvana, io sto tentando di finire un giangiorno a tema Doctor Who. Ah, ma che bello. Io Doctor Who, ho visto 2 puntate, ma non ho mai capito cosa deve fare. Cosa deve fare il Doctor Who? Cioè, qual è lo scopo del Doctor Who? Che caspita deve fare? Cioè, deve risolvere delle situazioni in giro per il tempo? Non ho mai capito io. Signora, aiuto. Anche io all'inizio della quarantena avevo iniziato a fare il tour, ma ho deciso di smettere, altrimenti siamo tutti obesi. Oddio, ma che senso il tour? Ma infatti, ma io non ho scuse perché ero a casa anche prima, quindi capito. Sì, infatti, Marusca, si possono fare anche senza uova, ma, cioè, uova, ma facciamo finta che mi servono le uova, quindi non posso più farle, cioè, se no andrà tutto stretto. Salva sempre il mondo. Ah, ok, grazie Ivana, il dottor Wu, salva sempre il mondo. Ma da cosa? Ma da che? Io non ho mai capito lo scopo del dottor Wu. È un signore del tempo. Ah, ok, è un signore del tempo. Sì, che entra nella cabina telefonica e fa giri nel tempo, cioè, giusto? E cambia sempre faccia, ma perché gli attori invecchiano, giusto? Torte. Boh. Comunque, non l'ho mai capito. So che piace tantissimo il Dottor Who. Ma sì, cioè, non mi sembrava brutto come telefilm, però non lo so, sono sempre rimasta un po' perplessa sullo scopo di quest'uomo. Ma non è un essere umano, giusto? Non lo so, Aspetta un attimo. Allora, sì, okay. Ma ho fatto il buco un po' storto sto giro, ma sì, ragazzi. Ok, allora. Come adesso una donna? Scusa. Sono rimasta un po' indietro. È una donna. Non sapevano più cosa inventare. Ma gli parlano come se fosse proprio una donna? O cioè, nel senso, ma in che senso? Penso di aver visto una puntata, non so, 10 anni fa, credo, che c'era uno che in teoria doveva saltare fuori con un ruolo anche in Star Wars, da quello che ho capito, ma poi, boh, ciccia, mi sa che gli hanno tagliato la sua partecipazione. Ma guarda, caro dottor, se per caso ti è capitato di fare Star Wars 9, ti è andata bene che ti hanno tagliato la scena, perché mio Dio, mio Dio. Questa mattina ho riscoperto Happy Data in TV. Che cos'è Happy Data, Maila? Happy Data? Happy Days? Francesca B. Ma su che canale è sto dottore? Non lo so. Ah, Rai 4, dice Cristina. Ah, ok. Cioè, non so se c'è ancora. C'è ancora, quindi. Boh, io l'ho visto 10 anni fa. Ups, volevo dire Happy Days. Ah, Happy Days, oddio, che bello. No, invece io stamattina ho beccato, attenzione, Kiss Me Licia. Stavo guardando tutti gli aggiornamenti sul virus, mi è venuta un po' di tristezza, ma ho messo su un 6, tac, Kiss Me Licia, che bello. Ho guardato tutta la puntata, va bene. Ed è incredibile come è già la prima puntata, già innamorata, ma veramente. Ma io adoravo quel cartone animato lì da bambina. Padre Brown non l'ho mai guardato invece. Il prete, no? Che cerca di indagare sugli omicidi. Ma domanda, ma perché è pieno di questi telefilm col prete che indaga? Ma perché? Ma chi l'ha detto? Ma perché c'è lo stereotipo del prete che indaga sugli omicidi? Ma perché? Questa cosa non ho mica mai capita. Sì, anch'io guardo Kiss Me Licia al mattino. Hai visto mai? Ma è bellissimo. Ma è appena iniziato, tra l'altro. Devono essere le prime puntate perché è ancora intrallazzata con entrambi, sia con cappellone blu che con quello giallo e arancione. Che bello. Che belli gli anni Ottanta. Aspetta un attimo che non riesco a. Da un giorno più Star Wars, gioia. Allora, io sono una grandissima fan di Star Wars, ma proprio tanto, 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 tanto. Io aspettavo l'episodio 9 da un sacco di tempo. Anzi,
Io tra l'altro li ho visti nell'ordine da bambina, ho visto i primi tre, poi ho visto da adulta a 20 anni i prequel, cioè i prequel, e poi ho visto ultimamente gli ultimi. Ma il 7 va boh, l'8, ma è il 9. Mi veniva da piangere, va bene. Ecco, quindi, ecco. Don Matteo mi sa che rifà il verso Padre Brown. Ah, ok. Sì, ma non sono gli unici due. C'è Padre Brown, Don Matteo, ma c'è qualche... Anche tu, Ivana, guarda che smilicia. Bellissimo. No, ce ne sono diversi di preti. Non c'è soltanto Don Matteo e Padre Brown. O sbaglio? Il dottore per la maggior parte del tempo protegge la terra, ma se dico troppo, spoilero. Ah no, per carità, ci sono troppi colpi di scena durante la serie. Sono Serena. Ciao, Serena. Cioè, ma che sei? Sono Serena Wuvian Accanita. Oddio, ma chi è Serena? È una della serie, pensavo tu. Dicevo, ma si chiama... No, io non conosco bene. L'ordine giusto in cui guardarli, l'unico valido motivo per guardare gli ultimi tre era Adam Driver, c'hai ragione. Bravissimo lui. Lui è un grande attore. Mi spiace perché non ho fatto in tempo a vedere Marriage Story, mi hanno detto tutto che è molto bello, ma lui è proprio bravo. Ma anche lei non era malaccio, certo potevano farla un pochino più femminile, non so, l'hanno fatta un po' buzzurra, se posso permettere, cioè, non lo so, cioè, ero abituata alle principesse un po' eleganti, invece lì, insomma, ma no, per carità, potevano dare un po' più senso alla cosa, invece l'hanno buttata un po' così, che depressione, vabbè, comunque, che tristezza. Invece The Mandalorian, bellissimo. Bellissimo. Sono la figlia di Silvana che aspetta JJ tema Dottor Who. Ah, oddio, Silvana, ti stai sdoppiando. Aspetta, non capisco. Chi è Serena? Ah, aspetta, quindi Silvana. Allora, c'è Serena che sta usando l'account della mamma, giusto? Siete lì insieme, giusto? Boh, sto facendo casino. Nel frattempo, non vi sto spiegando cosa sto facendo, ma spero che sia abbastanza chiaro. Cioè, alla fine io pensavo di farvi un puntatone sulla rilevatura, vi spiego tutto, di che là, ma vedo che più o meno tra di noi siamo tutte, bene o male, esperte di questa cosa qua. Quindi io vado avanti. Un po' così. Buzzurro non lo sentivo da un po'. Sì, nel senso che non è molto femminile, Ray, cioè è un personaggio un po', non lo so. Abitiamo nella stessa casa. Ah, ok. Beh, Dio, è tua madre. Sì, abitate nella stessa casa. Sì, spero di sì. Cioè, stiamo cercando una casa. Aspetta, non riesco bene a capire. Spiegami, Serena, che non ho ben capito. Cioè, tu abiti con Silvana, ma stai cercando una casa tutta tua? Oppure tutte e due state cercando di cambiare casa? Boh, ho capito. Non ho ben capito. Ah, ok, pensavo Serena di una serie. Anche io ho pensato Serena della serie di Doctor Who, della serie. Sai com'è nel Trono di Spade, che c'è il team del drago là e il team di quell'altro, boh, non so. Hai fatto la copertina con il TARDIS. Anch'io adoro il Dottor Who. Cos'è il TARDIS? Che cos'è? Boh, ripeto, io ho visto soltanto una puntata o due, ma per sbaglio, tra l'altro, boh. So che c'è dagli anni 60, se non dico stupidate, giusto? Cioè, una serie, penso che sia la serie più vecchia e più longeva che esiste, credo. Credo, ma non sono sicura. Ah, è la macchina del tempo. Ah, ok. Si chiama TARDIS. Ah, la cabina. Ah, è la cabina della polizia. Ma perché io mi ricordo la cabina del telefono invece? Quello è Superman. Ho fatto un po' di confusione. Io mi ricordavo che non era quella del telefono.
quella che ha anche Sheldon in The Big Bang Theory, giusto? Francia, ti toccherà vedere. Eh sì, dovrei vedere Dottor Who, Cristina, sì. Dopo vado su internet a vedere perché, boh, non sono informata. Non sono informata. TARDIS. Boh. Allora, fammi vedere. Sì, qua non ho preso contro niente. Quindi facciamo il nodino. Ok. Olè. Ok, ecco qua. Sì, la serie più longeva, mi pareva. Sì, una cabina del telefono. Ah, ok, usata dalla polizia britannica negli anni 60. Ah, quindi è una cabina telefonica usata dalla polizia. Ah, ok, infatti c'è una cabina della polizia. In che senso? Anche The Big Bang Theory, Francesca è sempre più della... Grazie, abbiamo gli stessi gusti. beh, bella quella serie lì. Mi è piaciuta un sacco. Da morire da ridere, tra l'altro fanno le repliche, mi pare anche lì la sera. Però vabbè, ecco qua. Boh. Oh, che bello. Ecco, tra l'altro, guardate come si abbina il colore, cioè, ma che fortuna, ragazze! Cioè, si abbina tutto, come l'altra volta c'erano le cose blu che si abbinavano con la copertina blu, a sto giro c'è tutto un po' rosino che si adatta col fucsia. In realtà il TARDIS è un'astronave senziente. Cioè, una coscienza? In che senso? Mi avete fatto venire voglia di guardare Dottor Who? Eh sì, scusa, vedi, vabbè, ma tanto se siamo a casa, cosa dobbiamo fare? Guarderò anch'io. A cui si è rotto il meccanismo di mascheramento, cioè praticamente quel coso lì si trasformava e così si mimetizzava, invece adesso non si riesce più a trasformare, giusto? Credo. Forse? Non lo so. Ma quindi il vostro telefilm preferito qual è? Allora, il mio di adesso, ma purtroppo l'ho guardato solo su internet, è The Mandalorian. Mi piace un sacco. E il vostro invece qual è? Così parliamo di film. Passiamo un po' un'oretta spensierata. Ah, una coscienza propria. Ok, ma parla, cioè dà dei colpi di telefono così uno capisce che cosa voleva dire. Il mio preferito è Penny Dreadful. Cos'è Penny Dreadful? Ma che cos'è? Io non l'ho mai sentito. Vabbè, la signora in giallo, Susanna, sì, anch'io l'adoro. Ma infatti, ascoltami, ma facevano la replica su Rete 4, la milionesima replica su Rete 4 fino a qualche mese fa. Poi l'hanno tolta, ma perché? Perché la signora in giallo va mandata in loop, capito? Poi tra l'altro io non mi ricordo mai chi è l'assassino, non so voi, ma io mi ricordo, cioè la guardo per guardarla, perché così è simpatica. L'ho amato tanto anch'io. Vabbè, Franz, sì, Francesca, Sabrina, Franz, Susanna, rimessa. Rimessa a chi? Ah, c'è ancora? Devo andare a vedere, non lo sapevo. Si vede che tutti hanno protestato tutti perché che cavolo la toglie la signor Fletcher? È una delle poche cose, sai, i punti fissi dove cioè, un po' come il cappottino della regina d'Inghilterra, quelle cose che qualsiasi cosa capiti, insomma, hai il punto fisso. Non so se mi spiego. The Good Place, mitico, cinico nella sua storia, un gruppo di persone che si ritrovano in paradiso. Mai sentito, Cristina, andrò a vederlo. Il mio preferito in assoluto è Fringe, mai visto manco quello, sono un po' indietro. Lovebot, Federica, sei una grande. Fantastico, Lovebot. Io mi ricordo la musichetta. Mare, profumo di mare, quella lì. Penny Dreadful, una serie fantasy che parla di mostri nella Londra vittoriana. Vampiri, demoni, lupi. Ah, ok, ma non lo sapevo. Ivana, se parli di serie recenti, sì, anche a me è strapiaciuto The Mandalorian, che bello. Quella visto più volte in assoluto, la mamma per amica. Ah, sì, anch'io. Anche lì ci vuole il lupo, capito? Rimandatelo a ripetizione, tanto ce lo guardiamo sempre volentieri. Io adoro la tata. Ah, sì, che bello. Hanno ripreso. Ah, ormai l'andrò a vedermelo anch'io. Ivana, chi sminizza? Susanna, sì.
Boh, chissà, tra quelli che mi hanno detto, Grey's Anatomy, Doctor Who. Grey's Anatomy, io ho visto 2 o 3 puntate, ma non lo so, mi mette un po' a ansia, sta donna piena di problemi, che c'è sempre dei problemi, non lo capivo. Federica, sono vecchietta, mi sa che abbiamo tutte più o meno la stessa età, eh. Cristina, sì, su Netflix, fa troppo ridere e pensare. Boh. Agatha Christie. Ah, Poirot! Lo guardavano dei miei amici, Poirot, io non l'ho mai visto, però, cioè, mi ricordo la pubblicità, però. Lucifer. No, quello lì io vedo sempre la pubblicità, ma non mi ispira per niente. Mi sta un po' sui maroni, se posso essere volgare. Volgare, non mi piace. CSI, CSI, ma anche lì. Lo guardavo volentieri 20 anni fa, adesso probabilmente non so, sono diventata più sensibile con la vecchiaia, non lo so, non riesco più a guardarlo. Ce lo guardiamo, ma giusto per, però non lo so. Fry ha aperto lo scrigno di Pandora. Sa di sì. Ho guardato tutte le vecchie serie su Paramount Network, da vecchietta, mo' Silvana. Ti ho detto, mi sa che, oh, che bello i Jefferson, sì, anch'io mi piacciono, sono fantastici i Jefferson, poi piacevano tanto anche la mia mamma, quindi. Poi tra l'altro, quando noi eravamo bambine, cioè i Jefferson erano già vecchi, capito? Quindi proprio una roba. Ma perché non rifanno Arnold, ad esempio? Io lo guarderei volentieri. Ecco, brava, infatti Federica, vedi, mi hai letto nel pensiero. È un bel vedere in tutti i sensi, Lucifer, ma dove? Ma non è bello, cioè tu dici che è bello quello lì. Vabbè, dei gustibus, eh? Non lo so. A me piacciono più tipo Wolverine, capito? Un po' così, quello lì è un po' troppo fighetto. La casa nella prateria, ecco Marina, invece a me quello lì, troppo, cioè, quella famiglia lì era veramente sfigata, cioè, ma che tristezza. Non lo so. Allora, visto Picard su Amazon Prime, ma sai che io ho Prime, ma non ho ancora capito come si fa a vedere i telefilm, cioè come si fa a guardare i film su Amazon Prime? Che io ce l'ho ma non lo vedo? Boh. Dai, non siamo tanto vecchiette, ma no, ma infatti. ma certo, Baila, c'è ragione. No, a parte che il mio amoroso l'altro giorno mi ha sconvolto perché io dicevo, guarda che tra un po' avrò la crisi di mezz'età, no? A 50 anni. E lui mi fa, guarda che la mezz'età è 35. Come 35? In che senso 35? Ma non era 50? Cioè, quindi l'ho già passata? Boh. Insomma, niente, Cristina è innamorata di Lucifer, boh, sarà. Ma io già dalla pubblicità gli darei tante di quelle sberle che non lo so. Boh, mi dà fastidio. La serie di Star Trek, ecco, Star Trek è una di quelle cose che invece non ho mai visto. Non saprei, a parte il teletrasporto, quella è una cosa che è boh, bellissima. Ultimamente i video di Francesca, ai miei, in ripetizione. Prima o poi capirò come fare. Ma come non si capisce dai video, Silvano? Non si capisce. Annalisa, comincio a sentirmi più giovane di quello che sono. Siete tutte fantastiche. Siamo delle ragazzine. Francesca, sì, la casa nella prateria, una tristezza infinita, ma veramente, cioè, Madonna, ma come finisce? Quella là che diventa cieca almeno, riprende poi a vedere o finisce che lei è cieca, che muoiono tutti? Ma boh. Cacchio, è passata la mezz'età, non lo so. Kirk, Kirk d'Enterprise. Ah, sì, allora, Myla, i Visitors, sì, a me facevano paura, non l'ho mai guardato, cioè mi ricordo la pubblicità che si squagliavano. Tra l'altro penso che abbiano rifatto i Visitors, però non so se era bella o no quella serie lì. Torna a casa Alessi. Sai che anche quello, mi sa che l'ho guardato da bambina, ma poi boh, rimane cieca, te pareva, cioè, vedi, è troppo triste, ma come? Però si sposa il prete, o sbaglio? Mi ricordo che si sposa qualcuno, o era un insegnante o un prete, giusto? Boh. Io per sentirmi giovane calcolo in euro, quindi la metà. Bella questa, mi piace. Giusto, mi pare giusto. Sì, ma tanto allora i 40 o 50, adesso non so quanti anni avete voi di adesso, non sono mica più quelli di una volta, capito? I 40 sono degli 25 più o meno. Boh.
Sì, era bella la nuova serie passata. No, peccato che si sono fermate la prima stagione. Ah, non ha avuto successo, Visitors, niente, mai. Vabbè. Hazard lo fanno la mattina. Ecco, io anche Hazard più di tanto. Non lo so, Furia Cavallo del West. Anche quello, mi ricordo la sigla, che dicevano che era cantata da Piero Pelù, ma pare che fosse una bufala. Non è vero. Ma chi ha ucciso Laura Palmer? Come finisce? Ve lo dico, io credo di ricordarmelo. Non l'ho mai visto, ma mi ricordo chi è. Posso dirlo? O spoiler? Ah, sposa l'insegnante, non è che sposa il prete. Perché mi ricordo il prete? Ma forse perché era tutto bravino. Ta-ta-ta. Ditemi che non l'ho visto solo io. Ma che cosa? Aspetta, che mi sono persa. Furia e Cavallo del West? No, io mi ricordo la sigla e basta. Jug, mi ricordo la tipa, sempre tutta col capello preciso, NCIS, sì, tutti quei film lì, tutti belli precisi, no? Anche quando correvano coi tacchi, ma come fate? Dillo, dillo, mai visto? Lo dico? Posso? Vado? Allora, tappatevi le orecchie, chi non vuole sapere come andava a finire, Twin Peaks. Allora, Laura Palmer, da quello che ricordo io, perché non vorrei dire stupidate, veniva uccisa da suo padre perché era una zoccola. Io almeno mi ricordo questo, perché non l'ho mai visto in realtà, però penso di aver letto da qualche parte che la motivazione che sta Laura Palmer, insomma, si dava un po' da fare e al papà non andava bene avere una figlia zoccola. Questo, non so se qualcuno lo sa o può andare a vedere su internet se ho ragione. Io 31 euro. Ok. Ah, Ivana, hai 70 anni? Tentavo di meno, vedi? Ecco, io ho quasi 33. Tutti in euro. Mai reso tanto. Ma per cosa? Per il discorso della zoccola? Cioè, io mi ricordo così. Si finisce così, ah, vedi? Ah, ok, io mi ricordo, non so perché, penso tra l'altro, non l'ho mai visto, però mi ricordo che anch'io con sta Laura Palmer, io avevo, cos'è, nel 92, quella serie lì, cosa avevo, 12 anni, ora del 90, comunque tutte le volte c'era sta cavolo di pubblicità, e tra l'altro io sapevo fare col flauto, tanta, ah, no, scusate, col pianoforte, tan, tan, ten, ten, quella musichetta lì la sapevo fare, e mi piaceva anche le prime tre note, un po' come la canzone della Barilla, no, col flauto, cioè, quelle prime tre note lì, no? E quindi ero interessata a sapere come andava a finire e mi sa che l'ho letto da qualche parte. Ma oggi solo chiacchiere non si lavora. C'è ragione, ma quasi finito, guarda, quasi finito. Hai visto? Cioè, ma perché oggi il mood è questo, capito? Oh. Ma sì, ogni tanto ci sta, ragazze. Tra l'altro, scusate, ma qua ho l'acqua, quindi rendiamoci conto. Non è grappa, è acqua, che triste. Ma manco il tè ho fatto il tempo fare. Vabbè. Allora, era bella la sigla di Laura Palmer, sì, era molto bella. Tan, tan. Non so se riesco a farvela. No, secondo me faccio dei disastri, almeno che lascio stare, giusto? Perché l'ultima volta che ho fatto esperimenti poi è partita la diretta, quindi lasciamo perdere. Se leggi più sopra ti ho scritto di Amazon. Ah, grazie, scusami, ho guardato, mi perdo dei pezzi. Comunque Twin Peaks poi è scaduto quando ci hanno inserito il paranormale. Cosa? Il padre era una sorta di demone. Come? No, scusa, ma non uccideva la figlia perché era una zoccola e basta. Se era un alieno, che caspita. No, scusa, un alieno, un demone. Boh. Boh, non lo so, ragazzi. Poi vado a vedere perché, francamente, poi tra l'altro non l'hanno più fatta vedere quella serie lì. A me sarebbe piaciuto vederla. Ah no, Ivana ne è 39. Ah, buono, ok. Ok, no, scusami, 70. No, ma no, guarda che c'è qualcuno tra di noi che ne ha anche 70. Ci sono delle nonne. Adesso non so se qui connesse ci sono, però ci sono. Ci sono, ci sono. Sì, guarda e dici. Adesso, beh, adesso non riesco perché sennò aiuto. Fra, potresti fare un video in cui non lavori e ci limitiamo a discutere di libri, film e serie? E beh, come stiamo facendo adesso, tesoro. Scusa, sto facendo una ciufola. Qui, guarda, eccolo qua, cioè proprio te. Ti leggo nel pensiero, hai capito? Oggi chiacchiera, proprio alle. Era posseduto da tale.
Da tale Demone, no, tale Bob. Ma come tale Bob? Ma veramente? Ma dopo vado a vedere. Ananna, ciao a tutte. Dunque, Laura Palmer, la uccida. Allora ce la faccio, vedi che oggi faccio fatica. L'ha uccisa il padre posseduto da un demone che si chiamava Bob. Bob. Bob il demone Bob. E cosa vuoi? Ma perché? Ma cosa si sono bevuti per dire una roba del genere? Ma veramente? Ma non lo sapevo. E quindi niente, dopo vediamo un po'. Dopo 30 anni ho scoperto che non era proprio il padre a uccidere Laura Palmer. Vabbè, insomma, non è mai troppo tardi. Ma dopo vado a vedere perché questa cosa del... Cioè, Bob il demone, ma è... Boh, cioè, mi sembra una cosa tanto strana. Comunque, io non l'ho mai visto. Mi ricordo che a un certo punto forse la replica l'hanno fatta, ma era troppo lento. Sai quando rivedi una cosa e dici dai, vai avanti, dai, dai, adesso siamo troppo abituati che è tutto un... Cioè, i telefilm di oggi sono... Cioè, riguardo un telefilm degli anni 90, cioè vorresti mandare avanti, no? Come su YouTube, non puoi. Quindi io non riesco a riguardarlo, quel telefilm lì. Quindi anche se in effetti lo dovessero rifare, boh. Era molto più semplice Arnold. Sì, infatti, Federica, c'hai ragione. Cioè, Arnold era fantastico. In un cartone animato, Titan, Bob è il nome di un pianeta. Insomma, Bob va di moda. Sì, visto in internet. Ma dopo vado a vedere, cioè, sono curiosa. Boh, cioè, boh, sono rimasta, cioè, sono rimasta scioccata da questa cosa. Ma che caspita, qua cosa ho fatto? Aspetta, qui escono le taschine, le buste. Allora, aspetta che intanto magari finisco l'ultimo. Quindi non era una zoccola. Sai che ho paura? Ma non è che poi dopo YouTube mi censura il video? Perché poi quando termino il live... Lo ricontrolla in automatico. Non so se si può dire zoccola, l'ho detto tipo 50 volte, quindi boh, speriamo bene. Quindi, se non vedete poi la replica, sappiate perché io ho detto. Ho usato questo termine un po' di volte, un po' troppo. Boh. Sì, ma Beverly Hills, dove lo mettiamo? C'è ragione, Francesca. Ma tra l'altro, scusate, Beverly Hills hanno rifatto quello nuovo. No, non era una zoccola. Ma sì che era una zoccola. Cioè, io mi ricordo che il papà si vergognava di lei perché forse lui era un senatore, può essere imprenditrice da strada. Grazie Carmen, c'hai ragione. Usiamo i termini corretti. E vabbè, ma sapete che per il Coppa questo live non può essere per i bambini, no? Ecco, a posto, contentati tutti. Quindi, boh. Ma. Ma tanto come la uccide? Non mi ricordo. Mi ricordo che era dentro un sacco di plastica e tra l'altro quando la tirano fuori dall'acqua perfetta, col trucco perfetto, un po' bianca, però insomma comunque, cioè, in teoria se ti tirano fuori dall'acqua dopo un po' di giorni sei, insomma non è che sei figa, insomma. Ah, Melrose Place, sì, anch'io lo guardavo Melrose Place. La mia primissima cotta per Dylan. Ah, Annalisa, Dylan. Io invece mi sono sempre chiesta perché dicessero che Brandon era bello. Mi sembrava brutto. Non lo so. Mi sembrava che tutti avessero la fronte troppo alta e vesti e pettinati anni 50. Mi sembravano strani. Anche quello però non l'hanno più rifatto. Cioè, so che hanno fatto un telefilm nuovo, ma qui in Italia non è mai arrivato? Mi sbaglio? Boh. Mi sarebbe piaciuto vederlo. Boh. Oddio. Trovo quel buco intanto. Aiuto. Dylan nella sua Porsche. Non mi ricordavo che avesse la Porsche. A me piaceva così. Ecco, che coppia vi piaceva? Cioè, a me piaceva Dylan con scusate, Dylan con Brenda. Alla fine non tornano insieme, vero? Che tristezza, ma perché? Adesso cito una perla, Uccelli di Rovo. Allora, io mi ricordo che era uno scandaloso Uccelli di Rovo, c'era il prete con la tizia, c'è roba che adesso. Psss. Invece all'epoca, come si chiamava quell'attore lì?
Allora, si vergognava perché Laura aveva avuto una storia clandestina. Ah, e così il padre la uccide. Ma con chi aveva avuto? Cioè, lei era sposata e ha avuto una storia clandestina? Il padre la uccide, che era posseduto da Bob. Bellissimo film fatto puntate. Ma perché? Cioè, Bob arriva e dice: sì, tua figlia è una zoccola, devi ucciderla. Boh. Ma vogliamo parlare anche di Lost? Bellissimo, il primo, bellissimo, però non ho capito la fine di Lost. C'era il piede, mi ricordo solo che c'era il piede gigante. Non ho seguito comunque la fine. Cioè, molto bella la prima serie, bellissima. Poi, boh. C'è anche Melrose Place dove c'era il dottore che era un pazzo. Il dottore era un pazzo. Qual era il dottore pazzo? Non mi ricordo. Mi ricordo la rossa che era pazza. Infatti, il trucco si scioglie, bravo, esatto, Ivana. Cioè, questa esce cioè, dal cellophane meravigliosa. Cioè, è più figa lei uscita dal cellophane che me adesso. Non so se mi spiego. Quindi, povero Luke Perry. Ma sì, infatti, è morto da poco. Aveva recitato nel film di Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. Non l'ho visto quel film, non lo so, ma che tristezza, infatti, ma giovanissimo, tra l'altro. Stodino proprio no. Ah, come me, Ivana? Sì, infatti non ho mai capito. No, Brenda va in Francia. Va in Francia, che tristezza. Richard Chamberlain, brava, esatto, sì, Ivana, sì. Ecco, sì, Francesca, anche lei si ricorda Richard Chamberlain. Devo salutarvi, grazie per la compagnia. Ciao Silvana. E quindi, beh, non lo so. Comunque, di Beverly Hills, appunto, so che era uscita una nuova serie, ma non mi sa che come uscita è anche finita. Credo. Che tristezza. Che tristezza. E invece io l'avrei rivisto volentieri, cioè, volentieri, aiuto. Faceva, come posso dire, molta, molta allegria. Non so. E poi erano tutti felici di rivedersi, non so, bellissimo. Che è successo che non hanno più fatto vedere? Non lo so. Non lo so. Hanno fatto qualcosa con due o tre pischelli qualche anno fa, ma era una boiata e quindi giustamente l'hanno cancellato. Quindi, boh, non lo so, non ho più visto niente. Cioè, ho visto la pubblicità un sacco di volte, poi però, ma quindi, boh. Non lo so, ci hanno illuso. Ci hanno illuso. Ecco, niente, ho fatto il buco. Qua c'erano un po' di buchi, ma sì. Boh, mi si è perso l'ago. Ho perso l'ago. Ma qualcuno si ricorda Super Vicky? Io guardavo Super Vicky, che appunto quando ero bambina era già vecchio anche quello. O se no, uno dei miei preferiti, Ralph Super Maxi Eroe. Bellissimo. Che aveva una musichetta meravigliosa. Anche quello mi piaceva tanto. Opla là. Ecco, ho quasi finito. Ho quasi finito. Vedi? Si chiacchiera, ma intanto si fa. Evviva. Opla. Ce lo posso fare. Sì, Super Vicky, oh, vedi? Qualcuno se la ricorda. Era un robot, esatto, sì. Era un robot, che anche lì non mi ricordo chi l'avesse inventata, mi ricordo solo che stava dentro l'armadio e il bambino la tirava fuori ogni tanto. Che poi c'era la leggenda che quel bambino lì fosse il cantante degli Smashing Pumpkins, invece no, gli assomigliava e basta, suppongo, credo, poraccio. Cioè, non lo so. Però io per un periodo infatti pensavo che fosse lui, invece no. Vabbè. Non importa. Ma infatti c'era un periodo negli anni 80 che li facevano tutti di mattina quei telefilm lì, perché erano già vecchi, capito? Super Vicky, sì, eri piccolissima, io ero piccola appunto. No, io avrò avuto 7-8 anni. C'era anche Alf, attenzione. Non lo so, li facevano tutti la mattina, ma sto pensando, ma perché io li vedevo di mattina se andavo a scuola? Come mai? Come mai? Però me li ricordo. Boh. Però me li ricordo. Anche negli anni 90, non solo negli anni 80. Ah sì? Non mi ricordo. Io mi ricordo che li facevano alla mattina, tipo anche le Charlie's Angels, ma quelle forse lo fanno anche sul 2 adesso, credo, eh.
C'ho l'esenzio, prova, vedi, ci leggiamo nella mente. Però, ma non è che io e te siamo lì come età, e io ho 40 anni, e faccio i 41 a giugno, quindi più o meno siamo lì? Non lo so. Sì, ma dentro sono di meno, capito? Non è vero. Allora, ecco, ho finito nel frattempo, evviva, evviva! Allora, aspetta. Comunque, quelli erano telefilm, adesso, boh. Ok, sei più grande, ma non si dice Annalisa, scusa. perché quando si faceva colazione prima di andare a scuola? Io 44. Era quell'orario lì, ma sai che non mi ricordo? Ah, i chips erano più tardi, lo facevano su Italia 1. Mai, era giusto. Ma buongiorno, arrivo tardi, ma arrivo. Ciao Laura, stiamo cazzeggiando, cioè, questa è la realtà. Cioè, oggi qua bisognava parlare di relegatura, di grandi cose, in realtà stiamo parlando di telefilm anni 80, fondamentalmente. Ecco, vediamo se Laura lo sa. Laura, tu sai che ha ucciso Laura Palmer? Voglio sapere se Laura, che è una persona seria, mi dà la mia versione. Laura, facci sapere se tu sai che ha ucciso Laura Palmer, perché è interessante come cosa. Allora, Cristina, io 35, anche la mia prima figlia 40 giugno. Ah, ho l'età di tua figlia. Creativo a modo mio, Eleonora, ciao, a belle, scusate, non riesco a seguirvi con i compiti di mia figlia. Porca paletta, state tutti bene? Ma sì, stiamo tutti bene. Oggi stiamo cazzeggiando. Sì, non ti preoccupare, Eleonora, spero anche tu che tu stia bene. Sì, io li guardavo negli anni 90, Ivana. Ah sì? Oh, non mi ricordo, negli anni 90 non lo so. Sei più anziana e mi suonava peggio, grazie. Suona comunque male, capito? Guarda come sono minacciosa anche con le forbici. Elisabetta. Cos'è? Ciao Franci, ciao a tutte. Oggi ho fatto in tempo ad arrivare. Ah, ciao! No, scusa, mi stavo leggendo il nome. Elisabetta Inventa. Ma è il tuo nome quello lì? Inventa. Creazioni, Gio, io li guardavo con i miei figli. Baywatch, sì, anche Baywatch, Ivana, ha guardato la sta grandissima. Che poi, visto che stavano facendo le repliche, ma poi mi sa che l'hanno cassato, non lo so. Bel boccia. Bel boccio invece di Baywatch, bellissimo. Allora la più vecchia sono io, ne compio 45 in autunno. Ma sì, ma passati 35 siamo tutti là, vabbè, non si dice più, capito? Laura risolve il mistero. No, Laura è già sparita. Non lo guardavo, ma non fu il padre. Brava, brava Laura. E perché fu il padre? Cioè, io voglio sapere la motivazione, però, capito? Voglio vedere se Laura arriva alle mie stesse conclusioni. No, no, mi chiamo Elisabetta. Ah, ok, quello è il nome del canale. Ah, ok. Ah, Elisabetta Inventa. Ah, ok. No, perché dicevo. Francesca, mi pare che Vicky l'avesse creata il padre del bambino. Ah, ok. Ma perché poi per fare i mestieri in casa? Che vita triste. Io ne compio 42 sabato. Ah, che bello. Però non ti facciamo gli auguri perché porta sfiga prima, giusto? Chantal. Ciao, Chantal. Stiamo cazzeggiando. Allora li facciamo video su come crearci tante decorazioni. Lo so che ne fai, ma inventami qualcosa da fare sul divano la sera. Ah, cioè, boh, che senso? C'è della roba che riesci a fare anche mentre sei sdraiata? Eleonora, in che senso? Sono più vecchia, io ne ho 56. Vabbè, vabbè, ma dettagli. Confermo, Laura Palmer è stata uccisa da suo padre, posseduta da un demone chiamato Bob. Ma Cristina, hai spoilerato Laura. Io volevo sapere se Laura sapeva. No, ma aspetta, no, hai ragione, non hai spoilerato, perché manca la motivazione. Quasi coetanea, 2 mesi di meno. Ah, ecco, vedi, ma sì, più o meno siamo tutte lì. Io voglio vedere se Laura ci dice la motivazione. Ma perché un demone si deve chiamare Bob? Cristina, boh. Questa è una bella domanda. Bob, non lo so, fa molto amico? No, ragazzi, siete tutte giovincelle. Ma sì, ma Susanna, pure tu.
Allora, decorazione senza dovermi portare tutto sul divano, poche cose. E cosa si può fare sul divano? C'è il fussy cutting. Sai che cos'è il fussy cutting? Tu che tagliuzzi delle immagini prese da libri o da digital kit, quelle robe lì puoi fare sul divano, credo. Altre cose non mi vengono in mente. Aspetta che tiro bene qua. Ma tanto che importa, età, se creativo sembra. Sì, ma infatti, non so perché siamo andati sul discorso età. Perché siamo, ah sì, perché volevamo capire perché ci ricordavamo dei telefilm anni 80. Laura, grazie Cristina. Niente, Laura non sa il perché, quindi niente, peccato. Io di spirito ne ho 15, all'anagrafe però risultano 65. Ma l'importante è dentro. L'importante è dentro. Giusto. Ma dopo comunque vado a vedere questa faccenda di Bob perché, boh. Voglio veramente capire, cioè, come gli è venuta in mente sta cosa di Bob. Ma va in galera comunque alla fine. Boh. Nello spirito è la cosa fondamentale. Assolutamente sì. Oddio, aspetta un attimo che sto incasinando tutto. Allora. No, boh, aspetta. Vediamo, facciamo il nodino anche qua e poi ho finito e vediamo se ho. Vediamo se ho fatto nel modo corretto. Allora. Allora, aspetta che no, mi è venuto un po' smollato. Cosa ho fatto? Ok. Allora, devo rifare il nodo perché l'ho fatto un po' troppo. Ah, non lo guardavi? Niente, Laura. No, vabbè, Laura, adesso ti svelo l'arcano. Perché siccome che sei arrivata dopo, volevo sapere se anche tu conoscevi la versione che ho io in testa di come finiva Twin Peaks. E cioè la mia versione è veniva uccisa dal padre, sta Laura Palmer, perché era una zoccola. Io mi ricordo sta cosa. Poi è saltato fuori che era, sì, è stato il padre, ma perché era posseduto da un demone. Non lo so. Il padre uccide la. E rimane lì. Cioè, la chi? Laura, intendi? Sì. No, va in galera, si suicida. Ah, bellissimo! Cioè, ma che bello! Ma scusa, ma come si suicida? Ma che tristezza! Devo salutarmi, il cane è venuto a cercarmi. Ah, ok, buona passeggiata. Oddio, oh, ce l'ho fatta ragazze, perché qui vedete avevo fatto un nodo che in realtà era troppo sbrindolo. O no, mi perdo la motivazione. Cioè, in che senso? Per portare via il cane? Ma no, perché? Ma no, ti fai una bella passeggiatina, giusto? Entro 200 metri da casa, giusto? Allora, aspetta, che qua non mi è venuto prima, vediamo di non fare. Ma perché l'ultimo nodo mi deve dare dei problemi? Aspetta, ma perché mi deve dare dei problemi? Tanto, ma l'ho attaccato un po' storto, un po' svergolo sto giulione. È un po' svergolo. Ma adesso lo controlliamo, vediamo un po' come è venuto. Ok, tiriamo bene. È tutto tirato bene, sì. E facciamo il nodino. Aspetta. Boh. Non è tiratissimo, però insomma fa anche lo stesso. Ecco, facciamo un bel nodino anche qua, un bel fiocchetto.
E a posto, ecco qua, più o meno. Aspetta, allora, dov'è che si tira? Ah, ok, qua, ecco, posto, fatto. Tiriamo via il clip. Allora, aspetta che mi sono persa un po' di commenti. Sembra che Laura si sia fatta uccidere volutamente dal demone per non farsi impossessare da lui. Ma che fantasia! Il padre uccide Laura, ma non ha agito da solo. La sua mente è controllata dallo spirito malvagio di questo Bob, che è entrato in lui quando era bambino e vede in Laura vede in Laura una preda irresistibile. Ma per far cosa? Aiuto. Cioè, qui c'è un po' di cose strane. Ma cosa si era fumato lo sceneggiatore di Twin Peaks? Che poi ha avuto un successo comunque. Cioè. Ma la gente, quando si è scoperto che era sto Bob, non ha detto: ma che minchiata! Io questo non me lo ricordo. Mi sembra un po' così. Ma allora, vediamo intanto nel frattempo se io parlando ho fatto una cosa decente o mica tanto. Però vi dicevo, oggi non sono informissima, boh, spero di... Allora, mettiamo via qua le robe, se non mi cascano, anche il filo prima di perderlo, mettiamo tutto a posto. Su internet si dice che non c'è una risposta alla fine della serie. Ma no, Ivana, ma cosa mi dici mai? Aiuto! Il padre era impossessato dall'entità malvagia di Bob che si impossessa delle persone per far compiere i loro atti efferati, in senso più generico, rappresenta la malvagità degli uomini. Ciao Francesca, ciao Annalisa, per far cosa? È una di quelle domande che è meglio non fare. E Ivana, sì, infatti, come ti ho detto sopra, la serie mi ha deluso proprio per il finale, come per Lost. Io di Lost il finale mi ricordo soltanto il piedone, perché ho saltato tutto il mezzo. Cioè, io mi ricordo la primissima serie di Lost e forse anche la seconda, molto belle. Poi da lì, cavolate varie messe insieme. E alla fine mi ricordo il piede gigante. Cioè, il piede gigante, non lo so. Non lo so, ma non lo so, ma perché se non hanno idee non chiedono aiuto a casa? Cioè, nel senso, rimani senza idee, chiedi, perché fai da solo? Non lo so. Ma perché? Boh. Comunque, nel frattempo ho fatto la cucitura, vediamo se è venuta una cosa decente oppure no. Oddio. Allora, qua c'è ancora questa pagina un po' troppo grossa. Ah, scusate, ma qui è rimasto attaccato. Aspetta un attimo, che lo tolgo. Oddio. Anche qua. Ok, sì, intanto qua ho spaccato su tutto. Di Lost puoi capire la fine solo se guardi tutte le puntate. No, cioè, lo lasciamo perdere, io mi ricordo solo il piede. La morale è sempre quella, fai merenda con Girella. Che buona la Girella. La fanno ancora la Girella, non lo so. Vabbè. Allora, vediamo se ho fatto una cavolata. Allora, vediamo se il concetto qua viene come io l'ho pensato, o mica tanto. Allora, sì, direi di sì, dai, abbastanza bene. Allora, diciamo che è un Gian Giorno molto sbrindolo, come potete vedere. C'è questa parte che esce, ma non importa. Giuro, perché in realtà ognuno di noi ha una sua mente e un suo modo di ragionare davanti ai fatti. Boo. sì, boo. Ragazze, che ne so, cioè, possiamo fare il sondaggio. Vabbè, comunque a questo punto non so se avete visto cosa ho fatto io intanto mentre parlavo. Cioè, l'italiano va a farsi anche benedire. Allora, quindi praticamente è così, vedete? E si apre così. E fin qua, evviva! E qua è tutto attaccato un po' in modo carlonesco, però
Va bene, va bene così, vedete? Infatti, vedete che nonostante i segni siano veramente distanziati in una maniera imbarazzantemente diversa, viene tutto giusto perché appunto ho fatto i segni in base a dove cadevano davvero gli inserti, perché in questo caso questi inserti sono già cuciti, no, scusate, sono già abbelliti. Spero di spiegarmi perché oggi boh. Ma la copertina resta morbida di stoffa. Mi sono persa. Sì. Allora rimane morbida. Infatti, adesso vediamo cosa fare. Praticamente la copertina è questa qua. Allora va messa sotto. Aspetta, quindi viene fuori così. Aspetta un attimo. Allora. Più o meno, cioè spero di aver preso le misure giuste. Allora, viene così, tipo, se la pinzo qua, la pinzo anche qua, giusto per capire. Ecco. Aspetta. Sì, rimane così. Beh, no, aspetta, scusami, tolgo questo perché sennò non si riesce a capire. Rimane così, vedi? Cioè, non so se si capisce. Qua ovviamente va messo un po' meglio perché qua esce. In realtà non dovrebbe uscire. Ho fatto le misure male, non lo so. Comunque mi è piaciuta la tua versione della zoccola. Ma io mi ricordo che per quello, vabbè. Comunque dopo me la vado a leggere la sera, magari su internet si vedono tra l'altro, o no, ci sanno, su internet si vede tutto. Quindi adesso cosa facciamo con questa copertina? O attacco così, ma il mio problema è che questa stoffa è molto sottile, quindi in realtà secondo me se uso la Fabri-Tac direttamente su questa stoffa trapassa e secondo me può macchiare le pagine, cioè non lo so, ho paura che venga un pastroccio, quindi ho pensato di mettere ad esempio nel mezzo un po' di feltro, ma perché ce l'ho fondamentalmente, se no penso che vada bene qualsiasi cosa. Però in questo caso questo feltro qui che è abbastanza sottile, vedete, feltro, rimane in teoria abbastanza morbido e boh. Quindi non lo so, perché se no boh. Cioè, la prima idea era in realtà di fare una specie di copertina, non copertina, cioè lasciarlo proprio così. Però, boh. Cioè, vediamo, scusate. Ah, no, aspetta, che ho tirato. E se no, posso provare. Aspetta, fammi pensare. Perché in realtà l'altra cosa che si poteva fare era cucire tutti gli inserti su un pezzo di stoffa a parte, o un pezzo di carta a parte, e poi incollarlo alla copertina anche morbida, così. Però, boh, non lo so. Te l'ho scritto prima che c'è un sito dove trovi tutte le serie TV in streaming. Ah, ok, boh, mi sono persa, perché dopo i commenti vanno su e io non riesco a capire se ho letto tutto oppure no, perché se sono girata in quel momento non vedo, mi perdo. Boh, andrò a vedere comunque, perché così, giusto per curiosità. A parte che se mi ricordo bene è troppo lenta quella serie lì per rivederla, perché... Scusate, ho qualche difficoltà qua, aiuto. Non lo so qua cosa fare, se attaccarla direttamente. Allora, a me non dispiace, attaccata così. E poi qua sopra volevo metterci qualcosa. Boh. Ma vi dirò, io quasi quasi l'attacco così e basta. Boh. Boh. Ma sì, potrei anche attaccarla così. Poi metto qualcosa che mi tenga sulle pagine e siamo anche a posto. Vediamo. E poi qua c'è da capire che cosa mettere sopra, cioè se andare a mettere qualcosa qui. Allora, vediamo se intanto. Aspetta. Più
Ho ancora questo nastro qua. Ma sì, vai decisa. Ma sì. Ma sì, facciamo senza feltro, ma che ce frega, proviamo, dai, massimo due. E poi però mi sarebbe piaciuto mettere qualcosa qua sopra, qui, però vediamo, vediamo. E poi sì, si può mettere qualcosa qua così, per la chiusura, pensavo questo, però vediamo perché non ho ancora deciso in realtà. Se lo ritrovo, c'era un bel bottone che mi aveva regalato Naira, ma non lo trovo più. Lo devo cercare, ce l'ho in mezzo al casino. Aspetta, ce lo dirà forse, non lo so. Ma io sono disordinata. Comunque pensavo di mettere un nastro qua con un bottone, oppure sì, si incolla qua. Allora, tipo, questo è il, come si chiama? La fettuccina dell'uncinetto, se non sbaglio. Annalisa se ne va, ciao! Ciao Annalisa, grazie a te per la compagnia. E quindi pensavo di fare una roba del genere, quindi lo attacco qui e poi si fa il fucchettone qua davanti. Cioè, molto semplice in realtà, cioè, capito, una roba del genere. E qui magari metto qualcosa, non so. Boh. Vediamo. Comunque sì, dai, incolliamo e basta, direi di far così e poi la settimana prossima vediamo come finire il tutto. E quindi niente, boh, vado, eh. Vado, oddio, allora, parte importante è questa qui della spina, sicuramente. Allora, qui posso anche abbondare in realtà, ma perché... C'è la carta. Quindi magari facciamo una roba di questo tipo. Prima incollo la spina. Quindi tiriamo su. Ecco. E poi passiamo con il bon folder se lo trovo. E ovviamente non lo trovo. Ah, eccolo là, aspetta. Allora. Eccolo qua. Allora, praticamente tra un inserto e l'altro passiamo il bon folder qua. In questo modo facciamo aderire bene. La copertina agli inserti. Ma sì, qua verrà un po' sbrindolo, ma va bene. Ok. Qua. Vedete che qua un pochino è trapassato, ma non si vede più di tanto, quindi se si vede poi qualcosa si va a coprire e buonanotte al secchio. Quindi io direi quasi quasi la colla di metterla in punti strategici, strategici, tipo qua, un po' sui bordi. E lasciarlo un po' sbrindolo. Poi il massimo vado ad aggiungere dopo. Ok. Poi facciamo anche dietro. Che non vedrete un tubo, scusate, però cercherò proprio di mettere dei fili veramente, veramente. Piccoli.
giusto per tenere fermo il tutto. Cioè, qua non bisogna esagerare con la colla, appunto, perché altrimenti. Trapassa tutto e si incollano gli inserti. Dove trapassa, eventualmente potresti mettere dei pezzetti di juta. Boh, sì, anche, ma sai che alla fine non. Perché io in realtà questa stoffa qui l'avevo già usata l'anno scorso e non è che avesse trapassato, perché poi l'avevo stesa bene. Ciao, Barbie Music, in ritardissimo. Ma oggi ti sei persa un sacco di chiacchiere, 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 chiacchiere. Ecco qua. E le je suis fait, se si dice così. Ecco. Basta. Basta. E niente, viene così. Non so se riuscite a vedere. È molto. È molto deconstrutturato, diciamo, questo junk qua. Ecco. E poi qui, appunto, andremo a mettere qualcosa di questo tipo, un bel nastro. E poi non so, a me piacerebbe mettere qualcosa, magari vediamo se mettere una piastrina, una scritta, non lo so. Qua c'è il cosino che esce, che sta bene. Però giusto per capire, viene una cosa di questo tipo, cioè molto sbrindolo, però non mi dispiace. Qua magari una targhetta di quelle belle di Tmall's e buonanotte al secchio. Comunque direi che ci pensiamo per la settimana prossima. Cosa ne dite, ragazzuole? Vi piace questo junk journal? Sta venendo come Dio comanda o insomma? O chiediamo aiuto a Bob? C'è più nessuno. Bello, ah, grazie Cristina. A me piace, grazie Laura. Grazie Ivana, sì, dai, bella, bellissima chiacchiera, beh, mi fa piacere. Oggi abbiamo parlottato, quindi. Quindi niente, fatemi sapere nei commenti. Ma tanto ci rivediamo la settimana prossima, sempre alle 2 e basta, così vediamo come continuare questa. Ma si sbrindola va bene. Scusando, sì, ok. Va bene, ciao ragazze, vi mando un grosso bacione, grazie per la compagnia, per la chiacchierata, grazie Paola che dice che è bello, Creazioni Gio dice che è bello, Sabrina, bellissimo, Silvana, ciao, tutto è bello, ma sì dai, a me non dispiace, fa allegria, tutto bello colorato. Ricordatevi il pollicione su, brava Carmen, grazie. Grazie, sì, vai, grazie, mettete il pollicione, esatto. Ciao Cristina, ciao l'altra Cristina, ciao Anna, Anna, ciao ragazze, un bacione, ci vediamo la settimana prossima. Ciao, ciao, ciao.